In origine era Le Chat Noir, nightclub dalla fama equivoca nelle campagne di Modica, poi ha cambiato gestione pure nome in Club Paradise, mutandosi in vera e propria casa del piacere, come accertato dalla polizia che ha arrestato 5 persone, tutte insospettabili e molto note in città. Le manette sono scattate nella notte per 4 uomini e una donna. Si tratta di Corrado Di Rosolini, 53enne rosolinese, ovvero il principale indagato, Luca Interlando, 41 anni, e Giovanni Rubera, di 37, entrambi modicani, e poi ancora Gaetano Rametta, 53enne di Avola, la rumena, Rodis Amilea, 37 anni, compagna di Rubera. I 5 sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Le indagini della polizia di Modica sono partite all'inizio del 2014 per contrastare il diffuso fenomeno della prostituzione, che più volte era stato segnalato dai residenti della zona in contrada Musebbi Cisterna Salemi, ingenerando allarme sociale. Le indagini, durate 6 mesi, come accennato, coordinate dal sostituto procuratore Gaetano Scollo e condotte dal vice questore aggiunto Maria Antonietta Marandrino, grazie all'impiego di attrezzature tecniche con cui sono state effettuate riprese all'esterno e all'interno del Club Paradise, hanno accertato l'esistenza di una illecita attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di donne rumene in territorio di Modica. Tale scoperta è stata resa possibile anche grazie ai servizi di osservazione e appostamento che hanno visto impegnati numerosi poliziotti, quali hanno registrato la presenza assidua del Di Rosolini, già noto per reati specifici, tra cui una estorsione ai danni di un farmacista, con la complicità di Rametta. Tutti erano intenti a gestire un'associazione senza fini di lucro, almeno sulla carta, conosciuta ai più come Night Club Paradise, ma al cui interno, come accennato, però si svolgeva l'attività illecita di prostituzione, un business che non conosce crisi. I principali indagati, Di Rosolini, peraltro già proprietario delle Chat Noir, e Rametta, assieme agli altri due modicani Interlando e Rubera e alla compagna rumena di quest'ultimo, dopo aver rilevato tempo addietro il Night, Le Chat Noir, sito nella periferia di Modica, avevano messo su un giro di affari a luci rosse molto redditizio, da qui il nome dell'operazione Hot Business. Tutto veniva pubblicizzato in maniera criptata tramite internet, con veri e propri annunci su siti web specifici in cui si cercavano ballerine, ragazze immagine e figuranti di sala che poi nei fatti venivano avviate alla prostituzione. Circa 10 le ragazze rumene ospitate in una casa di contrada Fiumara dotata di tutti i comfort, compresa una palestra privata, che poi venivano fatte prostituire al Club Paradise ogni notte per 50 euro a prestazione ciascuna, della durata massima di meno di un'ora, con un supplemento in caso di prestazioni sessuali extra. Il locale era dotato di telecamere e sistemi di allarme contro visite, per così dire, sgradite delle forze dell'ordine, che nonostante questi accorgimenti hanno scoperto gli altri. Le ragazze erano state assunte come ballerine, ma nei fatti facevano le prostitute, peraltro sottopagate, dal momento che gran parte della torta se la spartivano i 5 arrestati. I preservativi, di cui era stata intasata pure la fognatura a causa del massiccio utilizzo ed altro materiale compromettente, venivano nascosti in appositi spazi occultati, accessibili tramite pareti scorrevoli azionabili con i telecomandi, come nei film. In pratica, i componenti dell'organizzazione sorvegliavano i clienti mentre si intrattenevano con le prostitute, come documentato dalle immagini acquisite dalla polizia, che ha effettuato il blitz procedendo agli arresti e dal sequestro del locale, nel cui interno sono stati trovati poco meno di 3.500 euro in contanti. Le porte del carcere si sono aperte solo per Di Rosolini, visti i precedenti, mentre gli altri 4 complici sono stati sottoposti ai domiciliari.